Siamo sereni perché non abbiamo, d'altra parte, neanche paura della sconfitta. Questa è la piazza della riscossa per Francavilla. Questa è la piazza che ci porterà a vincere le elezioni amministrative 2023. Per costruire i progetti per una Francavilla migliore! Sanità, ospedale, tradimenti e boicottaggi, programmi e progetti, e poi la pioggia scesa in maniera diversa e tutt'altro che imparziale. Sul palco dei tre comizi in scena in Piazza Dante tra sabato e domenica si sono attaccati a distanza le tre coalizioni a sostegno dei candidati sindaco di Francavilla Fontana. Si è parlato molto di sanità con i guai dell'ospedale Camerlingo a fare da sfondo ad una campagna elettorale che entra nel vivo. Siamo soddisfatti di aver messo su un bel gruppo, un bel patrimonio umano, patrimonio di comunità. Poi siamo sereni, siamo forti di poter raccontare alla città quello che abbiamo fatto e quello che abbiamo in progetto di fare. Sono sensazioni davvero positive che stiamo riscontrando giorno dopo giorno, ora dopo ora. Stiamo correndo tantissimo, stiamo correndo con una direzione precisa che è quella che anima la nostra coalizione di centrodestra. Tanto noi parliamo delle criticità che ci sono ancora, come una città pulita, una città rigenerata nelle periferie e nelle contrade, una città sostenibile con una viabilità più fluida, con i parcheggi, ma soprattutto parliamo anche dell'identità di Francavilla. Si è parlato pure di alleanze e di accordi realizzati e disattesi mentre la pioggia scendeva e alle volte minacciava, e mentre la piazza si riempiva di ombrelli e di speranze, quelle che no, in campagna elettorale non mancano mai, quelle che neanche la pioggia in attesa del voto riesce a portare via.